Al Palazzetto dello Sport di Montegranaro, presente qui con noi il dirigente responsabile della Sagrada Basket, Francesco Pasquali, coach under 19 e coach 14. Under 14. Ciao Francesco. Ciao a tutti. Allora, qua presente anche con noi c'è il presidente della società, Silvano, ci fa molto piacere la vostra presenza, ogni tanto anche questi giovani ha bisogno di un sostegno da parte dei dirigenti. Allora, ci vuoi parlare un attimo di questi due tempi della partita di oggi? Beh, allora, per me innanzitutto devo dire che qui c'è una parte del mio cuore, perché qui ho allenato 4 anni e questo gruppo che oggi ci affronta come avversario è stato il mio gruppo qui a Montegranaro per 3 anni. E come responsabile del settore giovanile di Porto Potenza, ovviamente il tifo è per la squadra bianca e rossa, però c'è stata poca partita, la differenza in campo è stata abbastanza evidente. Comunque si sono impegnati anche i ragazzi di Montegranaro e anche a loro vanno i miei complimenti. Se dobbiamo dire qualcosa al coach di Saccoccia in merito a questi due tempi, dobbiamo dire qualcosa oppure può seguire e andare avanti così? Com'è secondo il tuo punto di vista da coach? No, sicuramente sta facendo bene ruotare anche quelli che giocano un po' di meno, in quanto tu ormai il risultato è acquisito, è giusto che giochino tutti e sta facendo questo molto bene. Francesco, prima di concludere vogliamo dire due parole per i 99? Beh, allora, domenica prossima saremo a Petritoli in un quadrangolare under 15, noi sotto età, per entrare subito nel vivo della partita, e poi tra 2 settimane ci sarà la prima fuori casa contro Senigallia, sperando subito di fare una bella cosa, senza dire altro, dai. Abbiamo pubblicato il vostro calendario, ma ci sta un macello di partite? Sì, siamo... come nell'under 15 che sono 16 squadre, nell'under 14 d'elite che quest'anno è all'inizio, all'esordio in assoluto per le Marche, ci sono 14 squadre, quindi sono 26 partite, sicuramente un campionato importante e anche di livello superiore a quello passato, quindi una bella scommessa, speriamo di far bene a prescindere dai risultati anche come motivazioni anche tecnicamente. Due parole per concludere l'under 19? Under 19, adesso abbiamo cominciato le amichevoli, stiamo aspettando il calendario definitivo. Mercoledì avremo un'amichevole, una premier in assoluto, perché giocheremo contro la 3 di Civitanova Alta femminile. E quindi continuiamo il lavoro di preparazione al campionato, dove, senza dire troppo, ma abbiamo idea di far bene come negli anni passati e forse qualcosina in più. Grazie Francesco, in bocca al lupo per quest'anno. E grazie a voi anche per la partecipazione sempre alle nostre partite. Ok, grazie. Ciao.